Sciopero di 24 ore, oggi lunedì 8 aprile, del personale addetto al controllo del traffico aereo a Brindisi, che ha competenze anche sullo scalo pescarese. Alla base della protesta, il piano di razionalizzazione e trasferimento del personale. Numerosi voli cancellati e spostati anche all'aeroporto d'Abruzzo. Su cosa c'è da sapere e cosa fare per chiedere rimborsi ed eventuali risarcimenti, abbiamo sentito il parere dell'avvocato Edno Gargano. Nei casi di cancellazione del volo dovuti ad uno sciopero dobbiamo distinguere due tipologie. La prima, quella dello sciopero del personale della compagnia aerea. Facciamo l'esempio dello sciopero dei piloti. In questo caso il passeggero potrà sicuramente richiedere un risarcimento alla compagnia aerea di una cifra che varia tra 250 e 600 euro. Infatti sarà di 250 euro per le tratte comprese 1500 km, di 400 euro per le tratte comprese tra 1500 e 3500 km e 600 euro per le tratte eccedenti i 3500 km. La seconda fattispecie è quella di uno sciopero proclamato da una società esterna al controllo della compagnia aerea, come lo è quello di oggi, appunto, ovvero lo sciopero del personale appartenente all'ENAV dell'ACC di Brindisi. In questo caso il passeggero non potrà richiedere un risarcimento proprio perché è un qualcosa che va al di fuori del controllo della compagnia aerea e dunque viene definito circostanza eccezionale. In questo caso sicuramente si potrà richiedere il rimborso integrale del biglietto e solamente nel caso del viaggio di ritorno, facciamo l'esempio per esempio del Malta-Pescara, che è stato cancellato, qualora dovesse venire offerta una riprotezione su un volo per il giorno successivo, allora la compagnia aerea dovrà sicuramente anche garantire il pernottamento e il trasferimento dall'aeroporto all'hotel e viceversa.